Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Space Haven, dove voglio farvi questo video per mostrarvi che ho capito l'inghippo. Non c'è nessun bug, anche se io la segnalazione di bug l'ho inviata agli sviluppatori, ai Bug Bytes, perché è successa una cosa veramente stupida. Questo è selezionato come draft. Cioè, prima ho pensato, questa zona qui, ho trasportato tutti i materiali che servivano direttamente qui. No, non serve. Semplicemente questo è in draft, quindi è ancora in controllo manuale. Nel momento in cui lo tolgo, loro riprenderanno, vedete, a fare tutto quello che stavano facendo. Quindi, dal smantellamento della nave a questo. È stato veramente un epic fail che però ci aiuterà a capire... che in gioco non niente viene lasciato al caso, insomma, è anche difficile capire qual è un bug, è anche difficile per chi non ci sa giocare ancora a pieno. Comunque, al momento adesso stanno depositando tutti i materiali che servono e poi andranno a costruire il layer lock, che a questo punto sarà in questa zona qua. Qua faremo i motori, qua faremo la sala di pilotaggio, che non mi sembra esattamente parallela, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, quindi prendiamo la ship, prendiamo la hull, se non avete visto la live andatevela a vedere, se vi va, abbiamo fatto un po' di cose, insomma. Allora, 1, 2, questa qui invece non è esattamente proprio dritta, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mancherebbe 2. Il problema è che secondo me, se andiamo a fare un sistema della nave, dovremmo ridurre di 2, forse ci stiamo, forse sì. Allora, premendo V, View Builder, forse di 2 ci stiamo, di 2 ci stiamo, quindi dobbiamo allargare di 2 lì, quindi, anzi, a dire la verità, dovremmo demolirlo. Demolirlo, ma non so se ne vale la pena per farla esattamente dritta, ma o allargarla di due qui, ma io sarei più per allargarla, sapete, ha più spazio almeno. Allora, all 1 2 no, cancella. Allora, no, allargarla di due non possiamo, è vero, perché andiamo a coprire questa zona qui, non si può, quindi dobbiamo ridurre di due questo. Annulla. Ok, annulla. Adesso dobbiamo, allora, ridurre, distruggere questo. No. Devo cercare di capire che cavolata ho fatto qua. Allora, togliamo questo. Qua me l'hanno già demolito, mannaggia loro. Allora, crew ship. Intanto il layer lock è stato costruito, quindi a questo punto io gli do l'incarico di costruire il sistema di hyperdrive, che costruiamo qui. Qui dobbiamo ridurlo di 2, quindi lo mettiamo qui. Non possiamo? Cannot build here? No, qui. Qui. Scusate, ma vado ancora in modalità V, build view. E no, dovrebbe essere giusto così, no? Così no? No airlock on ship. Ah, ok, no, perché non l'hanno ancora costruito, stanno iniziando, va bene. Allora, no, voglio capire come cacchio fare. Allora, beh, intanto così. Ed è giusto. Poi rimuoviamo la hull, quindi dobbiamo rimuovere di 2, giusto? Così. No, anche meno. Dobbiamo ridurre di 2, quindi 1, 2, fino qui. Dovrebbe essere giusto così. Il problema è che non so poi se mi vanno in... l'hyperdrive B, in teoria dovrebbe andare così, mi dovrebbe supportare anche questo,
Va bene, dai, proviamo così. Acceleriamo un pochino i tempi, così che costruiamo. Dopodiché, qua davanti faremo la stazione di pilotaggio, faremo le stanze, i letti, insomma. Adesso che cacchio sta succedendo? Stiamo andando troppo veloci, però volevo solo farvi vedere come ho risolto la situazione. Perché loro stanno andando ancora a demolire la nave. Io voglio dare invece la priorità a loro con la costruzione, sì, high priority di costruire, infatti hanno depositato lì qualcosa. Va bene, allora adesso praticamente dovrebbe praticamente essere completamente sbilanciato, ancora di più di prima, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, è più spostato in giù, quindi dobbiamo allargarlo di 1. Mannaggia, quanto tempo sto perdendo, ragazzi. Dobbiamo allargarlo di 1, così. Così, ok, allargatelo di 1 e demolite questo. No, annulla tutto, annulla tutto! Mamma mia, ragazzi, ok, così, ok, bene. Allora, vediamo se è giusto adesso. Perché è difficile anche con le proporzioni, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi calcolo anche questo, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, no, dovrebbe essere giusto così, perfetto. Allora, io adesso voglio fermare un attimo il trasporto qui. Allora, qua non c'è più nulla da trasportare, c'è salvaging, gli tolgo expedited, quindi non lo faranno più come priorità assoluta e ricominceranno probabilmente a costruire qui. Quindi qui posso iniziare a mettere anche nei sistemi il bridge. Che è questo o il beige questo? Cosa cambia? Uno mi chiede maggiori materiali e l'altro no. Allora, così? No, voglio farlo un po' più largo. Così. Non posso ancora. Dobbiamo aspettare, ragazzi. Dobbiamo aspettare che si riprendano. Adesso agganciano lì, vanno, portano i materiali, scaricano. Ok, adesso c'è il buon Elias che sta portando dentro la roba, quindi la mia ipotesi era giusta. Ora, praticamente, una volta che avremo l'airlock, inizieremo ad avere. Ok, abbiamo finito. Ora siamo sulla buona strada per costruire la nuova nave spaziale. Praticamente dice di settare alcune dell'equipaggio a lavorare semplicemente qui, quindi large storage, small storage, perfetto, sì, dobbiamo, tutti possono lavorare qua, sì, certo, magari mettiamo che Argonaut non lavora, gli metto la priorità di lavorare di là, sarebbe anche bello vedere le specifiche, però va bene. Allora, vedete che al momento non c'è energia elettrica, quindi in questo caso noi adesso possiamo piazzare le cose all'interno, quindi mettiamo l'hyperdrive qui, perfetta, dritta, giusta, poi gli mettiamo il bridge, come abbiamo detto, il bridge lo mettiamo qui, dopodiché creiamo magari anche per la nave dei muri con delle porte, quindi mettiamo il wall così. Lo ruotiamo col tasto F o G. Beh, è brutto sto muro. Wall, così. Ok, mettiamo la porta. Ok, qua sarà la camera di pilotaggio. L'airlock funziona per modo di dire, nel senso che non. Si agganciano ma non è alimentato. Adesso stanno costruendo. Ormai merci ne abbiamo, quindi dovrebbe essere. È ancora un po' brutta sta cosa che quando si esce dalla modalità costruzione si vede effettivamente quello che è costruito. Avrei preferito magari vedere la sagoma, magari un po' stile fantasma. Comunque, adesso produzione, dobbiamo iniziare la produzione di energia. Quindi il core module ci permette di creare potenza per 25, 35 o 600. Il problema è che scalda sto affare, quindi dovremmo metterla magari in una stanza a parte. Vedete che adesso abbiamo tutti i limiti del caso perché,
Vabbè, in qual modo lo mettiamo piccolino allora, dai. Così. E qua c'è una cosa che non funziona. Vabbè. Allora, GOF lo possiamo mettere così. Vedete che però è sprecato perché non alimenta tutto. Andrebbe messo in un luogo un po' più agevole. Infatti, la linea, diciamo, della power grid dovrebbe andare e circondare questa parte qui, diciamo, rossa, che è il nodo di aggancio dell'energia. Comunque, potrebbe generare calore, però non lo so. Mettiamola qui allora. Facciamo una stanza solo per la produzione di energia. Node capacity, questo non so. È una batteria in cui mettere l'energia. Quindi magari la mettiamo qua. Così abbiamo anche la batteria. E poi inizieremo a settare tutti i nodi, produzione energia, insomma. Ah, ecco un'altra cosa, le risorse dobbiamo mettere, come il gioco ci consigliava, c'è scritto qua, no tools facility, no, infatti ci sono veramente. Allora, abbiamo detto, il gioco non è uscito ed è disponibile solo per i backers, quindi quelli che sostengono il gioco, come me che ho deciso di fare la spesa. Ma mi rendo conto che c'è già un botto di roba da fare. Purtroppo no, non è un purtroppo, ma è figo. Però ho large storage, guardate quanto occupa, e uno small, mi chiede tanti. Vedete che mi chiede anche quelle chiavi inglesi che sono i tool. Serve un tavolo per fare i tool dopo. Allora, diciamo che potremmo piazzare vicino alla zona di qua. Mettiamo questo, perfetto. Sarebbe figo portarci dietro qualcosa, ma non so se possiamo rubare lo shuttle. Di sicuro qua dentro non possiamo fare niente. Non possiamo modificare nulla di questa stazione. Qua infatti stiamo vedendo ancora l'energia. E la nave adesso sta prendendo forma. C'è anche uno spazio qui per. Sarebbe bello vedere. Hanno già costruito la batteria, hanno costruito il generatore di energia, che al momento. No, non hanno costruito una ceppa, hanno messo lì solo i materiali. Stanno costruendo adesso il centro di comando. È figo. Overview. Ok, e poi potremo iniziare a viaggiare. Ovviamente dobbiamo fare il calcolo che se andate qua vedete che questo generatore qui dovrebbe essere quello più grosso, può essere. Vediamo quanta energia genera. Non si sa, ma se si va qua nel pannello dell'energia, lui genera un bel po' qua il consumo. Il consumo. Sarà difficile anche capire questo. Comunque, niente. La nave sta prendendo forma. Ovviamente io adesso voglio riservare del tempo per giocarlo un po', esplorarlo un po' e capirlo in modo da portarvi una serie, se così si può dire, fatta bene, cioè fatta bene, è anche simpatico sbagliare, però farsi trovare completamente impreparati è assolutamente inelegante. Quindi io vi chiedo di farmi sapere se volete appunto continuare, se devo appunto informarmi su come fare tools facility. Sì, ok, ho capito che devo fare il tools facility. Comunque io voglio mettere una porta qui perché voglio circoscrivere l'area delle batterie. Così in modo che magari scalda. Voglio vedere se. Cioè, l'hanno già alimentato sto coso. E il calore. No, il calore al momento non fa assolutamente niente perché siamo nel vuoto più assoluto. Quindi bisogna fare la generazione dell'ossigeno. Bisogna fare il tool facility. Oddio, incoming ship. Incoming ship, che cosa vuol dire? Job error. Ah, c'è un problema di pathfinding. Ah, qua. Ah, non hanno più i build tool. Ok, dovranno produrli. Vabbè, intanto qua stanno gestendo la logistica. Quindi, niente, stiamo già bruciando dell'energia. Non so se c'è modo di spegnerlo al momento. Stop, infatti, stop.
L'abbiamo fermato, si ferma istantaneamente, quindi pare, quindi non è come... No, adesso si è stoppato, penso ci voglia qualcuno che vada a fermarlo. E sono tutti a dormire, il prossimo turno, dicono, arriverà una nave, quindi non so che cosa succederà, però serve il tool facility che ci permette di costruire in produzione, scusate, item. Tool Facility ci permette di craftare i materiali, quindi in questo caso lo potremmo mettere direttamente qui. La Tool Facility, che non so adesso se viene effettivamente alimentata, comunque possiamo andare a vedere sulla produzione dell'energia i nodi e vedere se è alimentata dalla... Sì, dovrebbe essere alimentato. Poi possiamo andare a prendere altre zone e vedere se sono a portata di... Magari prendo quello a parete qui. Vedete che alimenta questa zona, ma non è molto comodo come posizionamento perché devo metterlo proprio in mezzo. Così mi va a coprire questa zona qui. Potrebbe andare. Una volta costruito, dovremo andare a collegarlo. Tanto abbiamo costruito questo. Possiamo riavviare il generatore. Questo adesso ci permette di fare i tool. Ora il gioco ci sta guidando a fare il supporto vitale e l'eliminazione dei gas nocivi. Quindi quelli magari li andiamo a piazzare qua in un angolo. Comunque, allora, optimal gas condition e la crew life support eccetera. Allora, life support li piazziamo qua nell'angolino e il gas scrubber qui. Dovrebbero essere alimentati perché nel momento in cui avremo costruito questo blocco qua, che hanno già costruito, ok, link, e lo andiamo a linkare in avanti e indietro, perché possiamo scegliere anche un solo, ok, avanti e indietro o bidirezionale o omnidirezionale. Quindi adesso è alimentato, quindi questo riceve l'energia e ogni blocco ha un massimo di 3 connessioni possibili. Quindi qua manca alimentazione e non so ancora perché. Dovremmo andare a vedere ship, produzione, energia, power e vediamo. Non gli arriva corrente, però posso piazzare un riveditore anche qui. Mannaggia. Qui non me lo fa fare. Non è proprio una bella zona questa. Non risolviamo neanche il problema, quindi mi servirebbe piazzarla proprio qui, probabilmente. Lo piazziamo lì, poi lo connettiamo e creiamo il primo sistema elettrico. Poi abbiamo questo, ci serve un regolatore termico, quindi CRU, Life Support, Thermal Regulator. Meno 160 gradi, siamo nello spazio, giustamente, quindi andiamo a piazzarlo magari qui. Al centro, magari dove faremo magari un corridoio qua al centro, poi faremo le varie stanze laterali. Però voglio fare meno 100, meno 98. Ok, piazzalo, non lo so, qui, che è vicino al nodo, dai, così funziona. Perfetto. Allora, qua non è alimentato, dobbiamo fare anche lì un... È difficile poi una volta che ci si fa prendere da questa costruzione. È difficile rendersi conto poi delle risorse effettivamente disponibili. Si dice di fare le luci adesso, quindi ci fanno costruire le luci. Allora, in pratica, qua non possiamo farlo. Dobbiamo fare un blocco qui. Ok, che è qui. E poi uno qui che ci alimenta praticamente tutto. Ma dai, la mettiamo qui. Qui così, così ci alimenta anche il motore. Ok. Adesso è notte, velocizziamo e così dovremmo aver alimentato tutto quello che serve per gestire la base. Ora dovrebbe già essere in funzione il gas scrubber, credo. Sì, voglio vedere se ci sono già livelli di ossigeno accettabili. Ossigeno, no. Medium high, deve essere azzurro, invece è medio.
CO2 verde salvo, temperatura ambiente, quindi sono 15 gradi, quindi già funziona. Sì, l'ha fatto in tempo breve, non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Ok, Argonaut sta vagando, scuotendo la testa. Magari è rimasto fermo lì senza nessuno. Ok, stanno costruendo i nodi. Ora andiamo a collegarli. Link. Colleghiamo questo. Questo nodo lo colleghiamo a questo. E questo nodo lo colleghiamo a questo. Quindi adesso dovremmo avere già tutto alimentato. Quindi dovrebbe funzionare quasi tutto, eccetto questo stockpile qui. Quindi poi dovremo andare a trasportare tutti i materiali presenti sulla base direttamente qui. Production, power. Sì, non è proprio alimentato, quindi devo piazzarla qui, ruotandola magari così. No, non no piace. Ok, qui, così. È un peccato che qua ho perso tempo, ma va bene. Anche il motore funziona, quindi dovremmo poter viaggiare. Communication bridge. Overview, ok, non c'è ancora nulla. Sì, è in pausa. Praticamente Argonaut si è fatto una pausa di un giorno qui senza fare nulla. E poi è andato via. Sono venuti a prenderlo. E ora già di dormire. Hanno detto che arrivava una nave, ma una nave io non la vedo. Quindi, prossimo turno arriverà una nave. Siamo al giorno 20. E dovremmo fare anche la stanza, gli alloggi. Che non so dove fare. Onestamente, magari facciamo una stanza dormitorio qui. Qua producono. Abbiamo un sacco di cose da fare ancora, ma la nave poi a breve inizierà ad essere pronta per muoversi. Allora, all'interno del sistema solare non servono le camere criogeniche. Al massimo ci espanderemo qua di lato alla cabina di pilotaggio o magari qua nelle zone laterali. Faremo una roba larghissima, insomma, non credo sia. E serviranno anche le armi, credo. Non so se siano già state inserite. Vedete, questa è la camera per dormire, manca anche il letto medico. La batteria non è linkata, quindi linkala a questo. Così la batteria sarà messa in carica e avremo energia ausiliaria qualora finissimo l'alimentazione. Energy rod, infatti non abbiamo più energy rod per alimentare tutto. Beh, dire la verità ne abbiamo, sulla stazione di là li abbiamo, quindi dobbiamo solo aspettare. Ovviamente è deleterio giocare a questa velocità e lo sto facendo solo per farvi vedere il più possibile in questo video, anche per scusarmi di quanto è successo nella live, non mi sono accorto di quella svista, io ho pensato subito in malafede al bug. Allora, in pratica, link a questo, perfetto, ora è tutto alimentato. Sulla base, tutto sulla nave è tutto alimentato. Non è bellissimo da vedere, però al momento ce la facciamo andare bene così. Dovremmo iniziare a mettere le pareti, insomma, e critical resource. Ah, ok, unlucky Indy. Eh sì, non abbiamo acqua, non abbiamo niente, quindi dobbiamo continuare. E ci dice costruisci delle luci. Io costruirò delle luci ora, che sono esattamente sotto il menu che non mi ricordo, quindi crew, facility, no, life support, no, ventola d'aria, no, dovrebbe essere furniture, light e wall. Questa è veramente inguardabile, sono più belle queste, cioè se vogliamo essere onesti, così, così, e magari questo lo mettiamo qui. Ok, dai. Però abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare, almeno. Sì, infatti, perché non so se c'è anche il grado di luminosità da vedere qui. Room group. No, abbiamo un gruppo unico, non abbiamo ancora divisione di vents, non abbiamo niente, abbiamo solo. Ah, voglio vedere il calore. Il calore è al momento 11 gradi, 6 gradi, cioè no, il generatore non produce neanche tanto, quindi capacity node, non si sa, cos'è che dice? Ah, costruisci, ok, niente, stiamo andando avanti, ora ci dice di costruire i letti che faremo qui e la toilette. Sono 7 persone, non so se li porteremo tutti, il problema è se li lasciamo qua.
loro continueranno a fare la vita qui e dovremo gestire sia loro che quelli sulla nave che partono alla volta del centro della galassia. Quindi, boh, non lo so, prenderli tutti a bordo potrebbe essere la soluzione ideale, ma il rischio è quello di non riuscire ad alimentare tutti a livello di cibo. Incoming ship, next turn. Non so che cosa voglio dire, ma credo sia una nave con cui si può commerciare, magari. O una nave da di queste qui da poter saccheggiare, non lo so. Comunque, ragazzi, chi ne sa di più, si palesi, mi faccia sapere. Intanto chiedo ancora scusa per la live, che è stata comunque buona. Secondo me abbiamo fatto diverse cose, abbiamo anche fallito, ma in modo simpatico, contro gli alieni. E avevo sbagliato, infatti abbiamo passato 20 minuti a cercare di capire, ma alla fine abbiamo risolto che quando qualcosa diventa draft, spesso non si leva in automatico quando facciamo altro e quindi rimane lì vincolato, perché draft è il nostro controllo manuale di quell'oggetto o di quella persona. Ragazzi, con questo è tutto, questo era Space 7, episodio 2, diciamo, di quello che è stata il proseguo della live, che vi invito ad andare a vedere. È una un'oretta e mezza in cui proviamo un pochino, parliamo, rispondo anche in chat. Fatemi sapere intanto qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di quanto visto finora. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.